È iscritto a parlare il senatore Arrigoni, ne ha facoltà, prego. Grazie, ministro Minniti. Sono almeno 4 anni che state cercando di far credere al Paese che in tema di gestione dei flussi migratori la politica italiana riesce a condizionare quella europea. È falso. Sulla chiusura dei porti italiani per gli sbarchi avete già subito un secco no da Spagna e Francia, da quel Macron che avrebbe contribuito alla piena intesa con la Merkel, che poi è saltata, da quel Macron che vi ha ricordato che l'80% dei migranti che noi accogliamo sono economici, dunque clandestini, come la Lega dice da sempre. A Tallinn discuterete di un piano d'azione frutto di alcune delle conclusioni dell'indagine sull'ONG fatta in Senato, realizzata dopo che la Lega Nord a febbraio ha chiamato il procuratore Zucchero in comitato Schengen, da cui è partito tutto. Se non fosse stato per noi, è probabile che di ONG e di Arie Saar in Parlamento non se ne sarebbe parlato ancora a lungo e anche il Movimento 5 Stelle non avrebbe virato la propria rotta di 180 gradi sulla politica dell'immigrazione. Discuterete a Tallinn di centro di coordinamento in Libia, ci vorranno mesi se non anni, di creazione di aree di salvataggio in Tunisia e in Libia, di codice di condotta per le ONG, porterà a casa qualche altro milioncino, dimenticandoci che noi spendiamo quest'anno quasi 5 miliardi di euro. Ma le domando, perché su Malta nessuna pressione per rimediare finalmente al loro mancato recepimento della direttiva IMU in materia di porto sicuro? È l'unico paese europeo non avervi proceduto, eppure Malta fino a poche ore fa era presidente del semestre europeo e così noi continueremo ad essere l'unico porto sicuro del Mediterraneo. Dal vertice per l'ennesima volta il governo porterà a casa poco, come è avvenuto negli ultimi consigli europei degli ultimi 3 anni, come è accaduto con i 3 pilastri decisi nei consigli europei del 2015. Ricordo ancora Tronfio, l'Alfano, che parlava di hotspot, rimpatri e ricollocamento. Gli hotspot li abbiamo subiti. Sui rimpatri è stato un fallimento e questo perché avete azzerato il fondo rimpatri. Fallito anche il ricollocamento, ma qui le cause che voi attribuite all'egoismo di alcuni paesi dell'Europa in realtà erano chiare da subito e la Lega vi aveva avvertito. Noi abbiamo pochi migranti che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale, l'80% è economico, dunque clandestino e oggi lo dice anche l'Ufficio Europeo per l'Asilo. Eppure voi, per giustificare i vostri fallimenti, siete sempre alla ricerca di un capro espiatorio, l'Europa o la comunità internazionale. Da loro non otterrete risultati, magari per taluni paesi per egoismo, ma soprattutto perché la gran parte non si fida dell'Italia per la sua politica permissiva, senza rigore, senza deterrenza, ammalata di buonismo e dunque di ipocrisia. Caro Ministro, con il suo decreto si è persa un'occasione, ma comprendiamo. Lei è prigioniero della sua stessa maggioranza. Si poteva e doveva, per esempio, eliminare la protezione umanitaria. Siamo l'unico paese a riconoscerla. Si poteva aumentare il fondo rimpatri. Si doveva potenziare le operazioni di rintraccio di immigrati irregolari nel nostro paese. Tutte proposte della Lega bocciato. Bocciati. In compenso la maggioranza cosa ha fatto? Ha approvato ancora l'abrogazione del reato di immigrazione clandestina, ha detto sì a un gravissimo ordine del giorno che prevede la riduzione del ricorso all'allontanamento dei migranti. Questa è la verità. In Italia ci sono troppi fattori di attrazione, da cui voi nel tempo irresponsabilmente avete accresciuto e che attraggono migranti economici, dunque clandestini. Per esempio il sistema di accoglienza, che elargisce sistema e servizi per tutti, quando abbiamo 7,7 milioni di italiani in stato di deprivazione. Ci sono tempi lunghi per l'esame delle richieste di asilo, pochi rimpatri, ci sono poi gli interessi economici di cooperative e privati, ma anche della criminalità organizzata, che vogliono alimentarsi con l'industria dell'accoglienza. Ci sono le ONG, ma c'è anche e soprattutto la volontà politica, una maggioranza trasversale in Parlamento pro immigrazione, che punta l'accoglienza a tutti e a tutti i costi. Minniti, vada a Tallinn e tratti di questioni con l'Europa e con la comunità internazionale, ma si ricordi, faccia subito azioni di politica interna, lavori per diminuire i fattori di attrazione del nostro Paese, attui rigore e legalità, più rintracci, più controlli alle frontiere terrestri, più riammissioni attiva, non subisca solo quelle passive.
più rimpatri, più capienza nei centri di permanenza per il rimpatrio e aumenti i tempi di trattenimento, come vuole la direttiva rimpatri. E... minuti ancora, Presidente, le chiedo. E poi non ammetta le richieste di asilo per manifesta infondatezza per coloro che vengono da paesi sicuri. Concludo. Ministro, applichi queste proposte, diversamente proseguirà ancora di più l'invasione. Diminuisca i fattori di attrazione interni per governare e ridurre l'immigrazione clandestina. Questa è un'immigrazione incontrollata, che non va bene, che va a scapito non solo degli italiani, ma anche degli extracomunitari irregolari e dei pochi rifugiati. Ministro, diminuisca i fattori di attrazione e invece la sua maggioranza, il suo governo cosa fa? Vuole introdurre lo ius soli, pensando di fare integrazione e dunque diminuire il rischio di terrorismo. La Lega non mollerà sul tema. Oggi abbiamo depositato un'altra mozione per chiedere l'impegno di impegnarsi con azioni concrete. Ed un'ultima cosa sul sistema di accoglienza. Ministro, dia i numeri veri sul sistema di accoglienza, che è fuori controllo e sta creando problemi pazzeschi al Paese e alle comunità locali. Ministro, i dati mancano da 2 mesi e mezzo nel cruscotto giornaliero sul sito del suo Ministero. I dati che si estrapolano, ancorché vecchi, dicono che mancano 50.000 presenze. Dove sono queste presenze? Risponda alle nostre interrogazioni parlamentari. Riporti un po' di trasparenza, che sta sempre più venendo meno. Non lo deve a noi del gruppo della Lega Nord, lo deve soprattutto agli italiani. Ho terminato.